Ciao, sono Lorenzo Poggini, assegnista presso il Dipartimento di Chimica Ugo Schiff dell'Università degli Studi di Firenze. La mia attività si svolge all'interno del laboratorio di magnetismo molecolare, presente all'interno delle strutture del Dipartimento. Anche nel 2018, anno a cui fa riferimento il premio Primo Levi 2018, ero assegnista presso lo stesso Dipartimento e nello stesso laboratorio di magnetismo molecolare. Questo lavoro di ricerca è stato realizzato quasi integralmente presso le strutture dipartimentali, grazie alla presenza di strumentazione d'avanguardia. L'idea alla base del lavoro è quella di integrare materiali inorganici all'interno di architetture ibride per la realizzazione di materiali e dispositivi multifunzionali. Come vi ho anticipato precedentemente, questo studio è stato realizzato grazie a sistemi d'avanguardia presenti all'interno del laboratorio del mio gruppo di ricerca, che fra poco andrò a mostrarvi. Questo laboratorio fa parte del Centro per le Tecniche di Caratterizzazione a Scansione di Sonda e al suo interno prevede l'utilizzo di strumentazione in ambiente di ultra alto vuoto. La strumentazione, che state per vedere all'interno del mio laboratorio è caratterizzata da pressioni di esercizio di lavoro inferiori ai 10 alla meno 10 millibar e questo ci ha permesso così di nanostrutturare il sistema del spin crossover che è parte centrale del lavoro su superfici di oro. Grazie alla possibilità di trasferire i campioni in situ è stato quindi possibile sublimare il sistema molecolare su superficie e successivamente studiarlo tramite tecniche basate sui fotoelettroni, quali XPS e UPS. Inoltre, grazie all'affiancamento di un'importante parte teorica, è stato possibile confrontare i dati sperimentali con quanto previsto dalla teoria. L'unicità di questo lavoro che vi ho presentato riguarda non soltanto l'approccio multitecnica utilizzato, ma anche il sistema molecolare studiato. Infatti, il sistema spin crossover nanostrutturato presenta la possibilità di commutare il suo stato di spin non soltanto in funzione della temperatura, ma è stato dimostrato che anche in fase massiva è possibile andare a modificare il suo stato di spin tramite irraggiamento con luce ultravioletta a 282 nanometri. Questa importante proprietà potrebbe andare oltre le grandi limitazioni nell'integrazione di sistemi molecolari in dispositivo per applicazioni reali, in quanto le temperature di esercizio sono generalmente molto basse. Tramite tecniche XPS è stato quindi possibile dimostrare la ciclicità del sistema nanostrutturato in funzione della temperatura, da temperatura ambiente fino a 70 Kelvin e viceversa, ma è stato possibile anche dimostrare la variazione di stato di spin tramite irraggiamento in situ con luce ultravioletta. Allo stesso modo, le variazioni di stato di spin sono state osservate tramite tecnica UPS e teorizzate grazie alle simulazioni delle densità di spin. È stato quindi dimostrato per la prima volta la possibilità di andare a modificare lo stato di spin di una nanostruttura anche a temperatura ambiente. Grazie per avermi dato la possibilità di divulgare al meglio ed in maniera più chiara l'idea e i risultati ottenuti nel mio lavoro e chiaramente anche dal mio gruppo di ricerca, sperando di vederci dal vivo e in maniera, diciamo, un po' meno impacciata. Un saluto, ciao!